Mamma mia, quanti siete. Eh sì, siamo tantini anche noi, eh? Però è piccolo qua. Allora, noi siamo qui per parlare di qualcosa di un po' strano, di zoomusica. E voi direte, ma cosa c'entrano gli animali con la musica? Oggi impareremo a scoprire che gli animali con la musica c'entrano e come. Pensate che questi due compositori, Camille Saint-Saëns e Francis Poulenc, hanno proprio scritto due dei loro capolavori dedicati agli animali. Non pensate adesso che questi compositori, siccome sono grandi uomini del passato, siano così lontani da voi. Pensate che Poulenc a 5 anni aveva già composto un'opera musicale. Voi direte, che gran genio questo Poulenc. Eh no, perché Saint-Saëns a 3 anni aveva già cominciato a comporre e a 7 anni parlava il latino. Questi musicisti hanno creato qualcosa di magico, sono riusciti a far parlare gli strumenti, a trasformare gli strumenti in animali. Tant'è vero che su questo palco qua, adesso, sono nascosti leoni, cavalli, fossili, una voliera piena di uccelli, sono tutti qua. E voi direte, ma dove sono? Non sono loro, non sono i musicisti, ma gli animali sono nascosti dentro agli strumenti. Adesso noi li cerchiamo, perché vogliamo scoprire dove sono questi animali. Cominciamo con quello più grande, l'elefante, perché insomma non si potrà nascondere questo elefante tantissimo. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo, maestro Chiani, lei che ha il primo flauto, ci può far vedere il suo strumento, per favore? Ci sta l'elefante lì dentro? Non c'è, no. Proviamo ancora a cercare. Forse la viola, che è un po' più grande. Maestro, lo nasconde lei l'elefante? Non ci sta? Allora. Qualche strumento un po'... Ecco, però c'è il contrabbasso là, eh? Può darsi che lì ci stia. Sentiamo un po', facciamo silenzio. Avete sentito come camminava pesante? Po. E tanti altri animali, poi tra l'altro questi animali li vedrete anche nello schermo, perché sono stati disegnati dagli alunni del liceo artistico Foiso Fois di Cagliari. E bravissimi! Poi sono tutti belli questi disegni qua. Nell'orchestra, durante le prove, cercavamo di decidere quale fosse il più bello, era veramente difficile. E dobbiamo però adesso, abbiamo cercato l'elefante, cerchiamo almeno, insomma, che non gli altri altrimenti un po' si offendono. Cerchiamo altri due animali. Sapete gli animali che saltano, i canguri? Ce ne sono addirittura due, allora dobbiamo cercare due strumenti uguali, che siano un po' grandetti. E qui mi sembra che è un po' facile, perché ce li abbiamo proprio qui davanti, questi due pianoforti. Magari qua sotto al coperchio si nasconderà il canguro. Saint-Saëns, quando ha scritto questo Carnevale degli animali, era tra amici a una festa di Carnevale, appunto, in una casa, e pensò, ma questa composizione non è poi così importante, io un po' mi vergogno di averla scritta, non voglio che sia mai eseguita fino a che morirò. E quindi nessuno mai ha potuto ascoltare, neanche Saint-Saëns ha potuto ascoltare questa orchestrazione. Invece la musica è universale e in tutto il mondo oggi il Carnevale degli animali è diventato un pezzo famosissimo. Diceva un direttore d'orchestra che si chiamava Stokowski che il pittore dipinge sulla tela, invece il musicista dipinge il silenzio. Ed è per questo che se noi faremo
molto, 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 molto silenzio, adesso l'orchestra questo silenzio lo dipingerà e ci porterà sul palco tutti questi animali che noi vedremo sullo schermo. Buon ascolto, io adesso vi lascio e tornerò più tardi. Thank you.
Thank you.